Buongiorno, oggi iniziamo con una nuova rubrica, di fatto, dedicata ai grandi della geopolitica. Parleremo di quelli attuali, prevalentemente, perché ovviamente le loro mosse e le loro personalità influiscono anche sul corso della storia, così come la storia ha influito e influisce sulle loro vite. E faremo anche qualche incursione nel passato per significare come le personalità abbiano in un certo senso contribuito non certo a modificare la storia, ma a dare degli impulsi che ci portano poi al nostro tempo. Oggi parliamo di un personaggio che tutti conoscono. Nessuno sa pronunziarlo, quindi io mi aiuterò anche con qualche foglio, perché oggettivamente parleremo di Xi Jinping, cioè il presidente della Repubblica Cinese, anzi per dire meglio, l'undicesimo presidente della Repubblica Cinese, segretario del Partito Popolare Cinese e di cui è ormai da quasi 10 anni segretario e padrone della Cina, tra virgolette. Seguiamolo fin dai suoi primi passi, bisogna fare un passo indietro, cioè la storia della famiglia, perché in Cina le famiglie, come dappertutto, ma lì sembra più che altrove, hanno, come dire, un aiuto e una potenzialità molto forte per creare le carriere. E allora la storia della famiglia vede soprattutto il padre. Il padre non è uno sconosciuto, si chiama Xi Chongsun. Lui vive nella prima parte degli anni del Novecento. Vive immediatamente il Partito Comunista, è uno dei primi che si iscrive al Partito Comunista, che nasce in Cina nel 1921 e di cui uno dei primi fu appunto Mao Zedong, che lui segue per tutta la sua, diciamo, la sua vita. La sua carriera è una carriera forte, una carriera che lo porta addirittura a diventare ministro della propaganda intorno agli anni 50. È uno di quelli che fa parte ovviamente del gruppo ristretto, di quelli che comandano la Cina in quel momento, una Cina chiaramente molto diversa da oggi, una Cina rurale, una Cina povera, una Cina che esce da una guerra chiaramente fratricida, che è stata quella della guerra nazionalista contro Chiang Kai-shek. Insomma, entra in un momento particolarmente, come dire, delicato della vita politica cinese. Fondano nel 49 la Repubblica Popolare Cinese e il papà di Xi di fatto ne è uno dei protagonisti. Ne è uno dei protagonisti, ma durante la rivoluzione culturale, che è una rivoluzione che prende quasi 10 anni, dal 66 al 76, in questi 10 anni le guardie rosse si scatenano. E lo scatenamento delle guardie rosse colpisce proprio il padre di Xi, il quale prima viene mandato a dirigere una fabbrica di trattori che probabilmente non aveva mai visto in vita sua, perché lui era un intellettuale di fatto. E di fatto lui viene colpito perché sembra che avesse pubblicato un libro che non piaceva, diciamo, ai vertici. E poi da lì viene improvvisamente tolto dalla fabbrica e mandato in un campo di rieducazione. Quindi il figlio Xi nasce nel 1953, nasce come vengono definiti i principini rossi, cioè nel senso che è figlio di un grande del Partito Comunista e viene educato all'inizio a Pechino esattamente come i figli dei grandi dell'epoca. Di conseguenza fa parte della scuola migliore di Pechino, vive in un quartiere che si chiama, lo leggo perché è difficile da pronunciare, Zonganai, dove tutti i capi vivono, perché i capi si erano, come dire, raccolti in una specie, non dico resort, ma in una specie di, diciamo, di quartiere circoscritto e chiuso, dove vivevano tra di loro e gli incontri chiaramente erano, diciamo, rafforzavano le file delle amicizie e anche delle inimicizie, ovviamente. Lì passa 7 anni. Quando ha 14 anni però il padre va in disgrazia e il figlio insieme al padre, cioè viene preso,
viene mandato in un paesino della provincia, nello Yan, dove viene rieducato con il lavoro agricolo. Vive in una grotta, dorme su un kang, che è una specie di pagliericcio, e fa un lavoro fisico continuato andando nello stesso tempo a scuola. Lui di questo periodo lo ricorderà, lo riporterà e lo riporterà anche nel, diciamo, nell'immaginario collettivo del personaggio, lo riporterà per il fatto che è diventato il presidente del popolo, perché dice: io vengo dal popolo in quanto ho lavorato con il popolo. Quindi è una fase molto importante. Però la sua famiglia ovviamente è assolutamente rovinata. Una sorella si suicida, alcuni fratelli emigrano, la madre lavora in una fattoria, il padre, abbiamo già detto, insomma non è una vita felice. Quando il padre viene riabilitato, Xi ritorna da questa fase di rieducazione agricola, ritorna a Pechino dove si laurea in ingegneria chimica. Appena finita l'ingegneria chimica, non prende il lavoro normale di ingegnere come qualcuno avrebbe potuto pensare, ma sempre tramite le grazie del padre va a lavorare come segretario particolare di un generale che si chiama Zheng Biao, che gli fa fare, lo fa entrare nel corpo militare, che è uno dei grandi punti di forza ovviamente della Cina, e lui inizia la sua carriera come un militare. Di fatto lui inizia una fase che lo porta ad andare in provincia, prima nell'Hebei e poi a Fujian, dove starà 16 anni. Fujian è nella costa sud del paese, essendo un'area costiera, sta diventando molto ricca, sta diventando un centro economico molto forte, e lui da quel momento inizia una sua carriera tutta provinciale. Dopodiché diventa vice sindaco di Xiamen, che è un paese sempre nella costa sud della Cina, e poi sposa Peng Yuan. Chi è Peng Yuan? È una cantante, una soprano. Giovanissima diventa la cantante dell'esercito, sui 20-21 anni, e quindi gira tutta la Cina cantando per le occasioni principali, per il capodanno cinese, è famosa. E lei sposa questo oscuro, amministratore di partito, qualche volta del partito, qualche volta vice sindaco, comunque una figura non di primo piano. Non si vedono molto perché la sua vita è più a Pechino, mentre invece Xi rimane prevalentemente nella provincia del Fujian, e lì rimane per un periodo lungo. Nel 2002 lui diventa governatore di questa provincia e ne diventa poi segretario politico. Tenete conto che questa provincia è nata Alibaba, per capirci, il famoso Alibaba del fantomatico Jack Ma. Lui lascerà quel suo periodo con un incremento del 33% dell'export in quella zona, una zona che diventa ricchissima praticamente. Ma lui inizia anche in quel periodo la sua battaglia che percorrerà un po' tutta la sua vita, la battaglia contro la corruzione. Intelligentemente, al posto di percorrere la strada che molti del funzionario di partito comunista cinese hanno fatto, cioè quello di colludere con l'iniziativa privata che cominciava, lui fa il contrario. E qui si vede già, una linea di intelligenza differente. Lui fa la lotta alla corruzione. Nel 2007 viene chiamato a Shanghai come segretario del partito, il cuore dell'economia cinese. Uno ci si chiede: ma arriva a Shanghai perché è molto bravo, arriva a Shanghai perché è stato prescelto come uno dei migliori funzionari di partito? La risposta è no. Lui è figlio di una mediazione.
Il precedente segretario di Shanghai viene cacciato e imprigionato per fattori di corruzione. Shanghai è un posto importantissimo. E si apre una battaglia tra Hu Jintao, che era segretario del partito e presidente della Repubblica di quel momento, e quello precedente, che è Zemin. Zemin, pur avendo lasciato ovviamente il posto a Hu Jintao, di fatto comanda ancora. E quindi non trovano una quadra, come si dice, sulla persona da mandare a Shanghai. Alla fine, sempre tramite familismi, viene trovato Xi, che pochi conoscono, che ha fatto bene e che è un punto, come dire, non essendo di nessuno, viene scelto da Zemin come suo. Si trovano, si parlano, sembrerebbe che durante il colloquio lui non abbia spiccicato quasi parola, abbia soltanto assentito, ma Zemin, uscendo, gli stringe la mano e gli dice, come dire, tu fai parte della mia corrente, se possiamo dirlo così. Lui anche lì non dice nulla, sentisce, ma di fatto Hu Jintao capisce che questo può essere un punto di mediazione, perché lo può anche attrarre verso di sé, perché non essendo di nessuno, lui rimane con se stesso di fatto. Ma lo fanno segretario del partito a Shanghai, che di diritto lo inserisce all'interno del comitato centrale. Qui facciamo un passo indietro. Chi sono quelli che lo hanno preceduto? Presidente della Repubblica sono 11, non ve li cito tutti. Prendiamo i quattro pilastri principali che lo hanno preceduto. Primo è Mao Zedong, il grande timoniere, la lunga marcia, un genio, ha preso una Cina allo stremo, in guerra col Giappone, in guerra con i nazionalisti, e ne ha fatte di ogni, compreso la rivoluzione culturale, che è costata milionate di morti, però ha portato la Cina dalla povertà estrema e dalla soggezione estrema agli altri paesi, sia europei che orientali, l'ha portata pian piano a essere indipendente, ha creato il Partito Comunista, cioè l'ha creato, lui non l'ha creato, ma di fatto l'ha reso forte, ed è il padre della Cina. Lo seguono poi nel 79 Deng Xiaoping, che ha avuto alcuni combattimenti anche con Mao, ed è stato anche lui nella rivoluzione culturale messo un po' da parte. I suoi due successori li abbiamo appena citati, sono Jiang Zemin, che fa dal 93 al 2003, e che è il prosecutore, diciamo, del rilancio economico, ed è quello che porta la Cina nel WTO, cioè nel commercio mondiale. Entra nel 2000 la Cina, e se guardate poi i dati sulla Cina, quello è il momento del vero boom economico. Boom economico che Hu Jintao prende subito dopo e conduce fino al 2013, quando arriva Xi. Diciamo che Hu Jintao è l'uomo del business, se posso dire così. È quello che apre agli stranieri, è quello che apre alle società straniere, è quello che permette alla Cina di diventare forte. Nel 2012 Xi capisce di essere alla svolta. È un anno... Xi è reputato anche in Cina, da quello che ho letto, è reputato un uomo fortunato. Lui capisce che quello è il suo momento. Può essere il successore di Hu Jintao, ma ha un grande avversario, che anche lui è un principino rosso, che è Bo Xilai. Stranamente viene accusato di corruzione, anzi di più, lui e la moglie vengono anche accusati della morte di un inglese che era in traffici con loro, Neil Haywood, che hanno trovato morto suicida nell'Holiday Inn di Chongqing, ma questa morte viene addebitata a lui. La moglie viene messa in galera, condannata a morte anche lei, poi, come dire, condannata all'ergastolo, e lui, che era pronto a fare il grande balzo, viene bloccato completamente. Finisce anche lui in galera e all'ergastolo. Xi non ha più rivali.
diventa nel 2012 segretario del partito e capo della commissione militare, e nel 2013 diventa presidente della Repubblica Cinese. Poi la storia continua ancora col 2017 e col 2018, dove diventa presidente, viene rinnovato come presidente, ma nel 2018, nella grande assemblea che lo elegge presidente, per la seconda volta presidente della Repubblica Cinese, c'è un piccolo passaggio che è bene ricordare. Cambia la Costituzione. Normalmente i mandati sono soltanto due, da adesso non c'è più questa clausola. E quindi qualcuno dice che si è preparato la sua dittatura costituzionale, come le chiamo io, quelle di Africa. Quindi lui probabilmente continuerà a essere il capo della Cina. Oggi lui è tutto. Leggo: Presidente della Repubblica, Segretario del Partito, Capo della Commissione Militare, Capo della Sicurezza Nazionale, Capo delle Riforme e Capo del Team Economico. Cioè lui è un uomo solo al comando. Qual è il pensiero di... Sì, in poche parole, adesso non voglio con questo primo video sui grandi della geopolitica uccidervi di parole, ma il suo concetto, che è un po' anche quello orientale, è quello della rinascita del sogno cinese. La Cina è stato per un certo periodo nel mondo uno dei primi paesi del mondo, quello deve essere. E il contesto non è un contesto solo io da solo, ma è tutto il popolo insieme, dove lui lo rappresenta come presidente di questo popolo. Quindi è un contesto che si muove all'interno della storia. Lui ha due obiettivi. Il 2021 è il centenario della nascita del Partito Comunista, lui vorrà una società moderatamente prospera, ma nel 2049, per i 100 anni della Repubblica Cinese, dovranno essere tutti felici. Dico questo perché adesso arriveremo, perché questo è uno dei punti centrali, come dire, dell'enunciato, ma che ha qualche problema a essere raggiunto. Lui si definisce con questa frase: il signore comanda, cioè sarebbe lui, il ministro amministra, il padre fa il padre, il figlio fa il figlio. Armonia in famiglia, stabilità nel regno, pace nel mondo. C'è un noto autore, che è uno dei maggiori sinologi, che è Kerry Brown, che dice: lui è un manager di un'azienda in crisi di identità che ha bisogno di rilanciare il suo brand e sviluppare una nuova ragione sociale. Cioè, diciamo che c'è un po' di contraddizione tra l'enunciato, ovviamente, di Xi e la situazione che la Cina ha. Vediamola in due parole. La Cina è un paese molto disuguale. Dal 90 a oggi è passato da un pro capite, diciamo da un PIL pro capite di $339 a $10,747, quindi di 31 volte. Però se guardiamo bene i numeri della Cina, se, come dire, spacchettiamo la Cina, la spacchettiamo e la guardiamo un po' più non col microscopio, ma con una lente di ingrandimento, noi capiamo che il pro capite del 50%, quindi dell'ultima parte di questa piramide, che è pari a 720 milioni di persone, porta a casa in un anno $3,200, cioè molto poco. E allora c'è una perequazione molto forte, perché da un lato abbiamo un primo decile che guadagna tantissimo, è ipermiliardario, vive nelle grandi città, e un 50% ultimo che invece non guadagna nulla. Se uno proietta anche questo al famoso 2049, non c'è grande differenza. Sì, cambiano un po' le cifre ovviamente, perché aumenterà complessivamente il PIL mondiale e anche quello della Cina, però c'è sempre un 50% che guadagna molto poco. E allora qual è la linea politica, se posso dire così, di Xi, che queste cose le conosce, perché se le sappiamo noi le sa anche lui? Lui ha di fronte la necessità infinita di trovare sbocchi commerciali, perché non è vero che il consumo interno cinese gli può permettere lo sviluppo del paese.
non ce la fa, oltre, è arrivato già al, diciamo, al tetto. O lui riesce a esportare non più la paccottiglia che facevano prima, ma servizi tecnologici, prodotti tecnologici, anche prodotti, come dire, di una economia avanzata, ma anche gli elettrodomestici, per capire. Se lui riesce a fare questo, allora dà la possibilità di avere un export molto forte e di rafforzare chiaramente la parte rurale, questa metà di cinesi che è, tra virgolette, dico, un po' alla fame. E allora lui si è inventato, già da tempo, la via della seta. Gli va bene questa via della seta? Gli andava bene, si è un po' stoppato. Un po' per errori cinesi, che hanno fatto un po' troppo e hanno usato un po' i governi da cui passavano, i quali si sono poi trovati in male condizioni. E adesso ci sono parecchi debiti e parecchi stop. Dall'altra parte, quindi, sta cercando di fare accordi commerciali. È recentissimo l'accordo commerciale che ha fatto con tutti i paesi sudditi, un po' della Cina, dal Vietnam, la Cambogia, eccetera, ma anche con i paesi che sono fuori da questo mondo, che sono appunto l'Australia, il Giappone e la Nuova Zelanda, che ci sono stati per togliere i dazi. È una mossa abile, perché al tempo c'era Trump, una mossa abile, adesso con l'arrivo di Biden tutto si rimette anche questo, in questo punto, in discussione. Ma lui, con la via della seta e con questi nuovi accordi commerciali, riuscirà a arrivare all'obiettivo di felici tutti? E beh, qui c'è un problema grossissimo, che è il problema che io individuo che è il problema maggiore. Ed è il problema che c'è il partito unico. In una società estremamente contraddittoria e conflittuale, come probabilmente la Cina adesso e diventerà sempre di più, in un paese che dall'altro diventa talmente ricco nelle parti, diciamo, nei decili alti, che chiaramente è abituato a voler essere come gli occidentali, in un paese che credo prima o dopo vuole avere ambiti di libertà e di democrazia, può un partito unico tenere, come dire, in mano tutto? E qui si gioca la partita. Io ho difficoltà a pensarlo, ma lo dico non per un fatto ideale, lo dico su un altro principio. Le democrazie occidentali hanno ricambi, che spesso avvengono, perché qualcuno che è in politica, che è un imprenditore della politica, che ha una visione differente, riesce a capire la pancia del suo paese o del suo geopolo e a reinterpretarla. È avvenuto con Biden adesso, ma è avvenuto anche con Trump prima. Cioè, persone che hanno cambiato la politica del loro paese capendo che l'elettorato voleva altro, cioè che la loro gente voleva altro. Questa è la forza della democrazia, ci vuole un imprenditore della politica che riesce a capire queste situazioni, a percorrerle e a dare un nuovo impulso. Poi ci saranno quelli che seguiranno, metteranno a posto quell'impulso e poi di nuovo, quando si arriva a un punto di crisi, voilà, ricambia di nuovo la cosa. Ecco, questo non avviene. Perché il partito è tutto e lui è il capo del partito. E lui, a mio avviso, seguendo anche la sua storia, quello che io vi ho raccontato, a me pare, è opinione personale, quindi prendetela per quello che è, a me pare che lui sia più un manager di una storia, come dire, lunga e anche di successo, ma un manager che è entrato in un mare molto tribolato, molto ribollente, conflittuale, contraddittorio. E io non è l'imprenditore che riesce a cambiare tutto. Non è Mao, anche se molti dicono è il nuovo Mao. Quindi il punto centrale sul quale finisco è che è un momento, come dire, è ad alcune curve molto difficile. Se fosse un paese democratico non avrei nessun problema che le supera. Il fatto che non lo sia, penso che li metterà in grandi ambasci. Grazie mille, spero che vi sia piaciuta, ne vedremo delle belle di altri leader che stanno facendo che percorrono il nostro mondo. Seguiteci su YouTube, seguiteci sui social, insomma, seguiteci dove volete e dove potete. Grazie mille di tutto.